Sento, Sì. quelli Ah. intanto qua non c'è nulla. Pare strano però, siamo su, la mezz'ora che aspettiamo che arriva qualcuno. Ma a te questa stanza non ti pare una cosa che ha visto? Io ho l'impressione che Caringia in questo studio, forse, forse, non ne sono sicuro, ma ci fa la trasmissione a Franco Quello è Franco Gallo. Franco Gallo, chi dove fa Ugallo? La trasmissione Gallo. Ma Gallo. quello è un giornalista? Un giornalista. Vabbè, dicono che è giornalista. Vabbè, io, una fa Caringia? Che c'ha di scuola, ma comunque. Vabbè, va a sapere. No, a scuola ci va, dava. Cioè, ma io che ha fatto Ma impressione? guarda se... Ma Emanin! no, Emanin! Chi è? Un attimo. Chi è? Scusa, ma ti Oh! rispondiamo Massimo. Lei è qui, c'è il signor Fabrizio! Ma non si chiamava Signor Massimo? Ma non è Fabrizio! Massimo? Ora, essendo in diretta, come la combiniamo questo? Non la posso Ma neanche tagliare. se... si combina sempre Cioè, non la comunque una posso... cosa. Come ci giustifichiamo con l'amico, collega Non si deve Franco Gallo? giustificare, facciela dire, perché ha fretta quella che abbiamo. Fatti fare la delega. Io mi facevo fare la delega per Bra, bra, giustificazione quando bra, era a scuola. bra, bra. Noi siamo delegati. Franco, ti chiedo scusa, era un fuorionda tutto programmato. Non pensare che parlavo male di te, ma assolutamente non gli avevo mai permesso, vero La ragazzi? Bibbia ci stiamo Guarda, scrivendo. Franco, una La Bibbia vera. ci stiamo scrivendo. Appena ci siamo così, tu eri d'accordo subito. Anzi, ci ha dato un consiglio, facciamo la Dice stessa cosa. che ha cambiato blu in questa stanza. Un rosa, ma meglio. Ma l'ha voto lui il blu perché ci snellisce. Ah, sì, Con blu snellisce? E allora manco lo vedi chi sta Noi siamo blu, scusa. Bentornati. Ciao Uela, ciao, Fabri. signor Fabrizio. Ciao. Uela. Uela. Abbiamo iniziato tanti anni fa qui, Lo ricordiamo che ci siamo visti quando c'era Radio Belle FM, poi Quotidiano Belle della TV, e adesso FM. Telegela. Il vostro promo è stato un successo. Grazie, grazie. Grazie. Però non paiaste. Ma comunque, Ma niente. perché bisogna dire per forza tutto, 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 tutto? Puoi limitarti a tutto, no, però. No, ha ragione comunque. Cioè, Come ma ha ragione? anche un contributo, cioè, un salvadanaio da Linda può rompiamo, che trovavamo, Ma manco chissà. comunque si è migliorato, ora Sì, parla l'italiano. No, no, guarda, rimedio, guarda. rimedio subito. Ecco qua, Rimedio subito, rimedio subito. Allarga la Allar butta. allar allarga, allarga. Attende mano. Ah, ecco, qui allargare, quindi dobbiamo fare perfetto. vedere proprio la parte che... Domenica 23 febbraio, ore 18, non ti pago, però si paga, Certo, giusto? lo pagano comunque, pagare pagano. Non ti pago il titolo di questa meravigliosa commedia che no, non replichiamo per la quarta volta, però è stata fatta la prima volta 30 anni fa. Difatti noi festeggiamo con questo lavoro 30 anni di attività. Una commedia riuscitissima, ha avuto un notevole consenso da parte del pubblico, si è molto divertita e la vogliamo replicare giorno 23 perché molta gente è rimasta fuori al teatro domenica scorsa. E a noi è dispiaciuto questo. E non è facile restare fuori, Certo, ma intanto si rimane fuori. intanto è rimasta fuori tanta E questa è gente. una bella cosa. Ma tanta Questo è un gente fatto quanto? positivo. Tanta gente quanto? Erano Ma quattro. circa 150 persone sono rimaste fuori. No, chi di che parlavano erano 150. Chi di che Ah, restare fuori erano quattro. quattro sono. Però anche per quattro persone non la facciamo. Per oggi si sono prenotati altri due, perciò siamo sei. Già abbiamo sei Già persone. sempre su Sei già. persone. Perciò stiamo migliorando. Otto è il massimo. Cioè, 8 è il A massimo. 10 ci fermiamo. È come un giocatore, quest'anno ho fatto 10 gol. Ma non è che il fatto che tutti vogliono vedere questa commedia è perché alla Gelese voglio entrare da portoghesi, cioè No, no, Gelesi no, 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 portoghesi, il cioè, portoghese, a gratis, questa no. coronavirus, come si chiama, hanno bloccato le frontiere, i portoghesi un merito. Portoghese non C'erano c'entra. richieste anche da parte della Spagna, la Svizzera, però purtroppo le frontiere sono chiuse in questo momento con il coronavirus, le mascherine non si possono mettere, perciò E sono noi rimasti preghiamo a la casa. Madonna di Lourdes, Sempre, sempre. dal Comunque. Portogallo, giusto? Ragazzi, 30 anni di attività, 30 che anni, con la mia traguardo dire. meraviglioso, traguardo bellissimo, presumo non sia stato semplice anche arrivare a questo numero così bello, così importante, a parte la fase iniziale in cui non c'era il teatro Oh, vabbè, Antidoto. Prima certo. c'era Guglielmo ed Emanuele, c'era la compagnia, non c'era il teatro. C'era un Un gruppo di percorso amici. bello, Allora, lunghissimo. rettifico, prima c'era Guglielmo, Luigi, Vincenzo Ah, Pace. giusto, Poi è giusto, venuto Emanuele. giusto. Noi quando abbiamo Giusto, per iniziato, essere 30 precisi. anni fa, io avevo 22 anni, abbiamo fatto una commedia così per scherzo, per gioco, divertiamo, facciamo Tra la amici. commedia e la facciamo. Difatti noi l'abbiamo fatta per i nostri colleghi, guarda caso. Colleghi che poi portavano amici, Clinica quattro Santa amici. Barbara parli tu come Sì, colleghi? Parli della clinica come dove colleghi? lavoro io. Infatti erano tutti presenti, sia quelli della clinica che anche quelli dell'ospedale Vittorio Qualcuno magari non Emanuele. c'è più nel frattempo. Pazienza, ci dispiace Pazienti? moltissimo, soprattutto Sì, sì, pazienti, sì. sì, pazienti che non ci Pazienti. sono. Comunque, 30 anni fa abbiamo così iniziato per gioco. Dopodiché anno per anno, visto che c'era Comunque consenso da c'erano parte tutti del quelli della pubblico, clinica e dell'ospedale e Down si poteva morire. c'è È tranquillo. difficile. C'è un medico in sala? C'era. Tutti c'erano. C'era un medico in sala? C'era il medico in sala.
Ci siamo messi in testa di portare avanti questo progetto, sempre divertente, con lo scopo quello di divertirci, che era il punto principale di del nostro, diciamo, obiettivo. E finalmente abbiamo la nostra casa. Però non potevamo mai immaginare che siamo durato 30 anni. Insomma. Difatti abbiamo voluto rifare questa commedia con la speranza che campammo una argentana. Di attività professionale. Tanto sì. Che avevamo ospite Angelo Fasulo e il sindaco Lucio Greco, gli abbiamo detto, con Angelo abbiamo festeggiato i 30 anni, ci ha portato i 30 anni, perché è stato con Lucio, penso che arriveremo ai 40 anni. E lui si è girato di spalle e ha toccato qualcosa. mi disse in bocca al lupo. Dovremmo fare 10 anni. Arrivederci tra 10 anni. Vabbè, stiamo scherzando. Comunque, il nostro obiettivo è questo. Portare avanti la nostra idea, la nostra voglia di fare teatro, il nostro teatro antidoto, vogliamo incrementare soprattutto l'attività teatrale. Difatti noi abbiamo previsto per la prossima stagione dei lavori di miglioramento del teatro con l'adeguamento anche da parte tecnica del teatro, come impianti, vogliamo migliorare anche i camerini, allargheremo il palcoscenico, ci sono dei lavori. E vogliamo in particolar modo migliorare anche il livello artistico, perché abbiamo un programma importante, perché vogliamo portare qualche nazionale importante a Gela. Ci saranno delle novità nella nostra rassegna, perché vogliamo migliorarci tutti. Anche il pubblico vuole migliorare. Anche se devo dire, Emanuele, alla gente piace il vostro tipo di spettacolo. La gente, se viene sempre, se c'è sempre sold out, evidentemente... Qui c'è? Il tutto esaurito, va bene? Sì, militari, soldato. L'altro ieri me l'ha ripetuto, ci soldato, io recitaio proprio. Hai ragione, sì. Nell'intervista abbiamo fatto, vero? Sì, la gente, diciamo, piace. Ci vuole bene, come noi vogliamo bene a loro, perché se non c'è questo, come si dice, dam e dum, che in inglese ti dice dam e dum in inglese. Stamattina c'è stato uno che mi ha detto, io dice, appena vi vedo già mi metto a ridere. E ci disse, quando fai 7 euro? Ora mi dà almeno 3 euro, ma veniste? No, vabbè, la gente ci vuole bene, ma veramente ci vuole bene. Ma sbaglio, in tutti questi ogni anni giorno. Si è creata anche una certa, proprio, scusami Emanuele il termine, empatia proprio con il pubblico, perché... Io non lo so. Vabbè, anche questa dobbiamo tagliarla. Si è creata una certa sinergia. Sì, col fotovoltaico. Un'atmosfera... Col fotovoltaico, questa cosa di energia col fotovoltaico, sì. Stiamo programmando il fotovoltaico. Sappiate proprio. Che sono anni che l'intervista, non riesco una domanda seria, a fare un'intervista seria con loro, non ci sono mai riuscito, io ci provo, non è che non ci provo, però con loro è impossibile. Non lo so, un rapporto c'è, vi capite? Rapporto. Oggi parlare di rapporti, perché non è che tanto semplice. Guarda che ho fatto una domanda seria, il fatto del fatto, il giornale, ho detto 30 anni con Guglielmo Greco, ormai siete una coppia di fatto, quindi adesso che è presente gli ho fatto questa domanda. Mi stai lasciando stare fatto. Io ho detto che la cosa bella è che le vostre mogli non sono affatto gelose. Gelose no, le nostre mogli non sono gelose, fortunatamente. Perché ti ho detto che noi, quando siamo coppia di fatto, le nostre mogli non ci sono. Non ci sono. Però sinceramente, avete avuto in tutti questi anni, vi è successo ogni tanto, ma che ce lo fa fare, questi sacrifici? Ogni giorno, bravo. Ma io mi scattai un travaglio. Perché presumo abbiate sacrificato molto del vostro tempo libero, alle vostre famiglie, ai vostri figli che avete forse in parte viste crescere in via Pandino, nelle vostre abitazioni. Li abbiamo massacrati i nostri figli. Qualcuno vi ha anche abbandonato, ho saputo. Sì, ora sono fuori, che a lavorare. Fortunatamente lavorano. Sono fuori per lavoro, sono sistemati. Certo, dispiace avere i figli fuori, distante dalle... A chi lo dice? Distante da casa. E fra poco anche le mogli andranno fuori. Sono sicuro che non vanno fuori, né escono fuori. E lì sancirete la famosa coppia di fatto. Caso mai abbiamo 324 posti a teatro. Due posti ci sono. Ma tutta mano alla Vemme, giusto? Due posti tutta mano alla Vemme. Questo non è un problema. No, ci sono stati, dico, momenti, presumo... Ma io parlo nella gestione del teatro... Anche per i costi che ci sono per mantenere una struttura sempre ad un certo livello di standard, allora, quindi un po' ci sono dei momenti in cui
chiamiamole così, di scoraggiamento, possiamo dirlo? Di scoraggiamento, ma non di arresa, ansia, non di arresa, no, di scoraggiamento. Ma è possibile, quando tu fai un lavoro, ti ammazzi, ti sacrifichi e poi alla fine magari non c'hai quel riscontro che tu ti aspettavi, o che succede una cosa imprevista, o una camorria, tra virgolette parliamo di piccole cose, anche di agenzia delle entrate, anche le famose buste bianche con la finestra nera, vari. Cioè, signori, ma noi lavoriamo nella massima, credimi, nella massima trasparenza, siamo troppo onesti. Siamo troppo onesti. Comunque, cioè, lì crolli. Sai, lì dici, mamma mia, come fa a fare? Cioè, ma io vengo qua per divertirmi, devo passare il tempo e devo perdere tempo per queste fesserie, che poi sono fastidiose, no? Ti fanno perdere molto tempo e non ti diverti più, poi alla fine non ti diverti più. Comunque dietro uno spettacolo ci sono tutti questi grandi sacrifici, a parte quello sì, forse come nella vita. Gli sponsor che più da un paio di anni non si trovano, non li cerchiamo, più. Gli sponsor non li cerchiamo, però a volte siamo anche scoraggiati, perché gente, giustamente, le aziende non è che stanno vivendo un momento così importante nel nostro territorio, cioè poi sono anche amici nostri, cioè andare lì, hanno i suoi problemi, hanno le sue cose, e li lasciamo, liberi. Cioè, li lasciamo liberi, effettivamente. Qualcuno dice, ma solo che ci dobbiamo abituare ad andare nell'azienda e dire compratevi 5 abbonamenti. Ecco, forse questo, questo. La migliore cosa è quello, è un modo per sostenere, comprati 10 abbonamenti. Ma per il piacere di averli, non di avere soltanto il lato economico, ma anche di avere le persone. Sì, ma adesso dobbiamo parlare dello spettacolo del 23. Ah, non l'abbiamo fatto? No, ancora no. No, avete fatto vedere la locandina. Manuela ci ha messo il dito sulla data. Sulla data, e indicava la data del 23, domenica 23 alle ore 18. E vi vogliamo! Vi vogliamo e tutti vi vogliamo a teatro, perché dobbiamo passare due ore assieme, ma di risate, carissime. Comunque dobbiamo dire, la gente a volte si lamenta e dice fate una bella locandina, sai Edoardo, una cosa bella, certo. Però dice non mettete quanto si paga e glielo dobbiamo. No, no, non ve lo diciamo, a sorpresa 7 euro si paga. 7 euro. A sorpresa si poi paga ci 7 euro. Come ci sono tanti bambini che ci vengono a trovare, tantissimi. I bambini pagano bambini di più, 5 euro. 5 euro pagano i bambini. 5 euro. Di più pagano. 5 euro. 5 euro. 7 euro non sono meno di 5 euro. Le amanti quanto pagano? Gli amanti? Le amanti. Dipende. No, non parliamo di questa cosa. No. Le amanti, se ce li fanno conoscere, allora noi poi possiamo stabilire quanto. Sei intero o ridotto? Ho ridotto, è giusto. E anche il posto si stabilisce, certo, lontano certo, dalla... Certo. Dove sei? Al teatro, amore, sono al teatro. Sono al teatro, però poi... Sempre. Allora, il giorno 23 ci sarà questo bellissimo spettacolo. Che cosa si parla, Manuele? Si parla... di gioco del lotto, cioè lotto una vincita al lotto, Dopetino vicino a Villa Comunale, Alessandro. Ricordo Alessandro che ha dimenticato il telefono acceso di voi due e dillo. Ci ho messo io il vibro del telefono, mi pare, però... il vibracal forse l'hai messo, non vibra più. Vabbè, magari Samuele in guardia hanno smesso, casomai poi ti ricorda Alessandro quando veniva a conda. No, molto igienico, molto coronavirus. Che io sono il titolare di questo bangolotto, dove io gestisco questo bangolotto, e c'ho un uomo di fatica, chiamiamolo così. Allora si chiamava l'uomo di fatica, che è Agliatello, che è Emanuele, che vive nella nostra casa, nel giardinetto. Buttigliami bottiglie con spago. Perciò all'interno di questo bangolotto c'è un giovane che si chiama Bertolini, che lo abbiamo assunto mio padre, buonanime, e poi me lo sono ritrovato io nel bangolotto, che Cristiano viene morto da fame e poi cominciato a giocare a lotto e vince sempre tutte le settimane. Noi che passiamo le notti, io di fatti c'ho una frase bellissima nella commedia che ci dica a mia moglie, era tutto arrabbiato, che questo io a questo non lo posso vedere. La moglie è interpretata da? Da Lori Ardore. Che gli dico... scusa, il ma perché questo Abate deve vincere per forza? Manco se fosse un impiegato del Ministero delle Finanze. Dico, io passo le notti fino alle 4 del mattino sopra te, assieme a questo catabrasema che mi smorfia i numeri, e l'unica perché cosa che abbiamo le preso... nuvole, nelle nuvole ci sono i quadriplastici. L'unica cosa che abbiamo preso ci dico è una bronchite cronica. E tu stamattina mangiare e sera. Perciò mi arrabbio, perché questo vince sempre, e io no. Tanto è vero che si comincia a suonare a tutti, a un certo punto sogna anche mio padre, che gli dà 4 numeri da giocare, e chi si vince una quaterna di 4 milioni. Tu ti immagini negli anni 50, anni 60, 4 milioni. Di lire.
cioè io divento un bacio, ma piglio qui tu, perché lui che mi fa giocare centinaia di biglietti, lui mi smorfia, lui me come fa fingere una volta. Smorfia, vede che cosa succede? Da lì nascono tantissime scene esilaranti, cose. E ora dovete venire. Ora dovete venire. Ora basta. Abbiamo spoilerato abbastanza. Bellissima, una commedia meravigliosa. Spoilerato lo posso dirlo, si usa nel teatro. Poi ora Emanuele segna, io poi cerco sul... Anticipato. Spoilerare 24 della ruota. Spoilerare vuol dire 24. Spoilerare. Spoilerare 24. 24 sulla ruota di Palermo. Catania e Napoli. Che numero è? 24. 24, ora ce lo giochiamo. Ricordiamo gli altri componenti della compagnia, no? Che lo dimentichiamo spesso. Luigi Licata. Allora, Luigi Licata, che è un altro socio fondatore dell'Antidoto. Il grande è Luigi. Bessio, che è l'altro fondatore del Teatro Antidoto. E poi abbiamo Rocco Faciana, che fa la parte del prete. Maria Grazia. Maria Grazia Faciana è già il cognome. Sì, sì. Ma poi c'è tutto il portale, Maria Grazia, Faciana, Luigi. Cioè, coinvolto tutti i colleghi, in pratica. Sì, sì, io va così, sogno, ho tutto noi. Ho tutto. Maria Grazia Sanzo, poi abbiamo Simona Vanessa Cicolone, Giuliana Fragliga, che fa la parte, l'altra comica, carattere della compagnia, che fa la cameriera di casa, che si beccano sempre con Agliatello, tutti e due, ed è Giuliana Fragliga. Poi abbiamo la bimba, Vittorio abbiamo. Frungillo, che è Claudio Lombardo, e Stella, la parte di mia figlia, che è Ludovica Calì. Questo è il cast artistico, la regia di Luigi Licata, le scene della compagnia Antidoto, costumi della compagnia Antidoto, il teatro d'Antidoto, la commedia dell'Antidoto. Venite all'Antidoto, io devo dire domenica alle 18. Cambiamo anche la via Pandino, via numero 2. Via dell'Antidoto, mettiamo. Via dell'Antidoto. Via Pandino numero 2, perché c'è solo sul nome. Solo c'è solo noi ci siamo. Anche qui, non ci ha fatto caso mai, in effetti. No. Numero 2, c'è solo quello. No, anche può mettere via Pandino direttamente. Via Pandino e trovano l'Antidoto. Ragazzi, dico, questa bellissima attività, hai nominato tanti amici che con voi sono sempre in scena. Dopo questa generazione di attori, di artisti, ti vedo fare delle smorfie non proprio rassicuranti. Non ne potete dire. Siccome si parla sempre dei giovani... Cioè, hai fatto una domanda, lo so. C'è qualcosa, ragazzi, che amano sacrificare le proprie notti, i propri pomeriggi... E non vesti con gli amici, stare col telefono, purtroppo è quello, proprio hai indovinato, è proprio quello il problema. Il problema è proprio quello. Speravo una risposta diversa, sinceramente. Allora, c'è qualche giovane che si è avvicinato al teatro? Sì, ma pochissimo. Ma magari non giovanissimo, io non dico sono proprio debba avere 18 anni, 15 anni, ma anche sono pochi. Ho il piacere di avere giovani a vedere il teatro, almeno questo. Non troviamo pochissimo, la percentuale dei giovani che viene ad assistere a uno spettacolo teatrale sono pochi, tranne che metti il personaggio di punta, perché c'è. Faccio un esempio, come è successo qualche volta al Teatro Eschilo, tipo Gabriele Gargo, tu vedi la massa dei ragazzi, ma non perché ci piace il teatro, perché c'è quel personaggio. Il personaggio che attira. E questo è... Non rassicurante. Non siamo diventati personaggi. È squallido, c'è una cosa per i ragazzi. Cioè i giovani, io faccio una breve... I giovani devono venire al teatro, devono iniziare a frequentare i teatri, a vedere gli spettacoli teatrali. Io sono sicuro che poi si innamoreranno del teatro. Piacerà anche loro poi assistere al teatro, vedere gli spettacoli, non solo, ma anche a partecipare, perché noi ogni tanto che qualche giovane, tipo questa ragazza che abbiamo battezzata, si dice così, ha avuto il battesimo sul palcoscenico questi tre giorni, è una ragazza che piace fare teatro, però come tanti altri finiscono la scuola, vanno all'università, sicuramente andranno fuori, e poi si perdono. Poi per lavoro, poi, per gli studi. Ma poi sai che cos'è? È l'impegno, perché l'impegno... all'Antidoto è 365 giorni. Esatto. Quando i ragazzi capiscono che durante l'estate ci sono le prove, durante l'estate ci sono gli spettacoli, si prova il sabato, loro... Il famoso a mia cufo a fare mi viene in mente. Preferiscono il divertimento con gli amici, andare fuori, divertirsi. Bisogna avere proprio la scintilla, la passione dentro. Non c'è. Ci abbiamo provato con tanti ragazzi, sai, quando vengono a un'età 25-30 anni, allora già... Tipo abbiamo Claudio, no? Allora l'impegno viene preso. Come... Sì, perché già inizia un po' a maturare. Perché già inizia a maturare, poi magari c'è la ragazza, piace anche, diciamo, alla ragazza, e allora... Allora sì. Cioè, e allora sì, ma quando si viene troppo giovani, poi... Cioè non durano mai. Non durano. No, ma questo è un problema comune, Guglielmo, perché io faccio il raffronto anche con il calcio. Prima indossare la maglia della squadra della propria città anche in ambito giovanile, certo. Prima era un obiettivo, io voglio andare a giocare negli allievi, negli università del Gela Calcio, adesso magari le vicissitudini sono veramente negative per il calcio locale, però c'era
questo obiettivo. Adesso, anche se tu indossi, anche fossi in Serie D, la maglia del Gelacalcio, il ragazzino di 15-16 anni all'allenamento ci va svogliato, ci va, non ci va, ci va col motorino non sicuro, ci va con la sigaretta in bocca, non gliene frega niente. Sì, sì. Il famoso senso di appartenenza, la passione della serie, voglio fare sacrifici adesso perché io voglio giocare sin da giovane con la squadra della mia città, con questi colori, non c'è. E forse anche nel teatro, sta spinta interiore non c'è. Ma il teatro può essere anche un lavoro, perché poi non può finire qui. Cioè, per noi è iniziato e finisce qui, perché noi ormai abbiamo il nostro teatro, abbiamo il nostro... Una cosa consolidata. Ragazzi 18-20 anni possono avere anche una prospettiva. Anche ma possono avere anche una prospettiva. E venire da noi è una prospettiva, perché c'hanno la casa, c'è il teatro, facciamo bei lavori. Assolutamente sì. E potrebbe essere anche una prospettiva, il fatto che non ci credono, credono ad altre cose. A me dispiace dirlo, però è... Ma la colpa è del ragazzo in se stesso, dell'indole, del giovane, delle famiglie. A scuola dove non si insegna, per esempio, teatro, per esempio, la scuola si fanno tanti progetti PON. Sì, però dove sono questi progetti teatrali? Io non lo so quali sono. Sono fine a se stessi. Sì, non lo so. Io non lo so qual è lo scopo di questi progetti, chi ne fa parte, chi li gestisce. Perché gli esperti, io ho partecipato una volta in un progetto dei ragazzi a Sette Farine, abbiamo fatto uno spettacolino, 30 ore, io non accetto quasi mai perché il teatro mi impegna, a parte il lavoro, la famiglia, poi il teatro, però siccome non potevo dire di no in quella esperienza, l'ho voluta fare. Che è una bellissima esperienza, perché cioè, lavorare con i ragazzi ti arricchiscono, capito? Ti arricchiscono, perché hanno sempre quelle cose nuove, quelle cose che tu magari da piccolo non facevi, o viceversa, loro iniziano a scoprire che cos'è il teatro, che è un gioco, che attraverso il gioco tu puoi fare il teatro, puoi divertirti e far divertire gli altri, stare assieme fra di loro, perché già il fatto stesso che tu metti 10 ragazzi insieme lavorare assieme per un unico obiettivo, oggi è difficile, esatto. non li trovi. Esatto, è verissimo. Questa era una cosa importante, questo è un progetto, è una cosa che si deve portare avanti. Il fatto sia qual è pure che... Poi lasciano, se finiscono i soldi... Questi progetti PON finiscono nella serata finale. E se finisce? Finisce lì, non c'è il seguito. Invece i progetti dovrebbero continuare... Per portare lo spettacolo fuori, ma non solo fuori, l'altro errore che si fa è la vetrina. Allora, il progetto non deve essere una vetrina, ma deve essere un momento proprio per lavorare e far capire ai giovani che attraverso questo non si deve, come ti posso dire? Non è un'esposizione, tu non vai a fare la vetrina, non vai a fare lo spettacolo di esposizione e basta. Ma questo ti deve servire a crescere, a maturare, a conoscere il teatro. Questo sì. Investire sui giovani. Allora va, finisce l'anno, se finisce il gioco e basta. Purtroppo, poi finisce purtroppo così. A Gela le cose per noi non è stato così. Iniziano e finiscono. Noi senza interesse abbiamo avuto un interesse solo che c'è del teatro. Nessuno credeva in noi. 30 anni non sono poche. Esatto, ma per questo l'ho convivere fatto 30 anni non è che è facile. Ma ancora esistete? Ma veramente forse tu dico hai smesso di esistere per qualche anno, perché noi dico continuiamo. Credo che a sia anche quella una sana invidia, magari involontariamente. La cosa più bella, sai qual è? Il pubblico si diverte e noi ci fa piacere, però noi ci divertiamo sicuramente più del pubblico. Beh, quello sì, se alla base ieri non c'è sera quello. Rosolini già ci aspettano. Sì, ieri sera abbiamo fatto questa commedia. La cosa bella che già ti scena. Quale avete portato in scena? Abbiamo fatto La vita è come una farsa ieri sera a Rosolini, che è lo spettacolo che sta girando tutto l'inverno. Infatti abbiamo altre quattro date fuori. Messina, abbiamo Campobello Delicata. Campobello Delicata, Riesi, Comiso al Teatro Naselli, tutti i teatri comunali. Perciò, ora, ad esempio, questo spettacolo sarà lo spettacolo della prossima stagione, girare tutti i teatri d'inverno. Bellissimo. Perché noi facciamo così. Lo spettacolo che riesce meglio di questo lo porteremo in giro per la Sicilia il prossimo anno. E poi noi abbiamo scelto da 2 anni, insieme con Guglielmo, abbiamo scelto di fare l'invernale nei teatri invece di fare le piazze, perché le piazze, sai, la sono piazza più è molto distratte, più dispersivo, no, ma anche magari a livello anche acustico, anche a livello magari un pubblico meno attento nelle piazze, perché c'è la
la distrazione, perché ci si possa sempre aumento, muovere. Di tutto, come di capita, tutto. È capitato in comune a Milena, se non sbaglio, a Milena, dietro al palcoscenico c'era un gambetto di calcetti, i calzoni giocavano a pallone, wow, e gente davanti e niente, che si apriva uno spettacolo. Ah, bellissimo, così anche c'è la grida, il fischietto dell'arbitro. Anche a livello di logistica. Ti dico, insomma, cioè noi... rigore! Mi ricusignavo. La scena più esilarante. Fallo. Perché fate questo? Ah, perché c'è qualcuno dopo che deve... No, assolutamente, no. Il nostro tempo è il nostro spazio, non ce lo toglie. Sono arrivati. No. Mi scoprero. Sono i marziani. Mi scoprero. Poi c'è la politica, ragazzi, noi la politica è base. Già c'è troppa politica nella nostra emittente, quindi... E la politica la invitiamo a teatro, giorno 23, va bene? Domenica 23. Domanda invece, come scegliete appunto la famosa commedia che voi portate in giro per la Sicilia, quella che poi nei teatri in inverno? Lo capite soltanto dallo sbigliettamento, dalle risate, dal coinvolgimento del pubblico, dalla reazione del pubblico? A parte questo, il fatto che del pubblico. Da voi ridono sempre, come fate a distinguere quando uno prende di più di me? Ma noi non ridiamo sempre. Tu pensi che noi non ce ne accorgiamo qual è il testo che funziona di più oppure no? Ce ne accorgiamo, non il testo che funziona di più subito. Questo funziona, questo no. Questo gira, questo no. Ora, siccome ci sarà l'esperienza, c'è. Anche se stiamo in silenzio, uno mi disse, anche se te vedo, sono stato sul proprio parco un quarto d'ora in silenzio, lo metto a ridere. Cioè, perché quale affidamento posso fare io col mio pubblico? No, non è affidabile. Però io devo riconoscere. Pubblico test ci vuole. Ora abbiamo il terzo copione già in programma, che stiamo iniziando a provare. Ora, dopo questo, iniziamo le prove della prossima commedia, che è Matrimonio Italiano. Anche questo è un testo tutto rimaneggiato e rifatto in maniera moderna, una farsa moderna dove si parla di intrighi amorosi. Ritorniamo di nuovo alla farsa. È un classico. Abbiamo aperto la stagione teatrale con Parenti Serpenti, un altro bellissimo classico teatrale, in cui Monicelli ha fatto un bel film. E adesso chiudiamo con una farsa moderna. Su Parenti Serpenti il pubblico si rispecchiava, benissimo. A Gela poi insomma... A gommare, dice vero. Comunque. Allora, abbiamo 3 minuti, però io una battuta anche sulla vostra esperienza invece in Rai la vorrei fare. Lo scorso anno tu hai fatto delle scene Il Cacciatore con Francesco Montinari, quest'anno è toccata a lui, che fa il cambio testimone? Però lui è parlante, rispetto a te, mi pare aver capito. No. Allora, io parlo. Lui è stato parlante. Un colloquio, diciamo, dentro il carcere, ho girato questa scena con Paolo Briguglia. Lo portiamo in carcere, da lì poi c'è il colloquio con la moglie, che glielo porto prima inizialmente nella sala colloquio, poi la seconda volta mi chiama per capire, sapere se la moglie era venuta o come non l'aveva chiamato. Io 2 o 3 battute con lui dicendo che non era venuto nessuno, mi dispiace ma non posso nemmeno aiutarla, perché per parlare al telefono, per fare la telefonata, bisogna avere l'autorizzazione dal pubblico ministero. Ho avuto queste battute. È stata la 6ª puntata della stagione scorsa, la 6ª puntata con Paolo Briguglia nel Cacciatore, Il Cacciatore dei Mafiosi. Cioè lui invece ha a che fare con Giovanni Brusca, quindi ha fatto il salto di qualità. A me lo fanno fare sempre o Poliziotto, o Vigile del Fuoco, o Punte Nere, o la Guardia Carceraria. Ma c'è la faccia di Carabinieri? No. io invece faccio, diciamo, il... Sono un barbone pulito. Io barbone pulito non ho mai visto, questa è nuova, no, te la lascio passare. Faccio con la cravatta, tu non vede mai un barbone così. Che viene Giovanni Brusca, però noi non sappiamo neanche che è un attore bravissimo, famosissimo, Pesce. Edoardo Pesce. E niente, c'è questo colloquio che lui viene, diciamo, da latitante lì, perciò noi non lo sappiamo. Poi succede che ci sono delle bombe che esaltano e allora e lui dice che ne sai, cioè lui viene faceva noi, ovviamente è una fiction giorno che ha avuto grandissimo successo giorno 26, mercoledì 26 mi diceva la RAI, mi il secondo episodio, poi può essere Cataglio, una volta tagliare non ti avvisano quando tagliano le scene, no. Da contratto la mia prima esperienza, infatti per questo io non dico niente a nessuno, io non c'ho più coraggio di escere, ma io manco mamma, cioè quando ho fatto Il Capo dei Capi, mia mamma, visto che c'ero in televisione, perché siamo vitte da in televisione, ma frate, ma l'ho detto perché me l'hanno comunicato, ma chi sono detto frate Guglielmo? Sì, tuo figlio.
Cioè, non lo dico nemmeno a mia madre. E vabbè, comunque, bella esperienza. Una bella esperienza abbiamo avuto anche con Vicario e Picone, ma lì era una cosa molto, diciamo, molto più leggera. Sì, ma giorno 23 la gente deve venire. No, non l'ho detto neanche 7-8 volte. No, ma l'ho detto perché, scusa, è così. Tam tam funziona prima così. Del 26, giorno 23, 23, domenica 23, alle ore 18 al Teatro Antidoto con... Non ti paga. Si paga 7 euro, si paga 7, sì, cioè, sì. No, 7 euro così. Bambini 5 euro. Bambini 5, cioè, ma è una cosa un po' contrasta. Non si paga, si paga 7 euro. Quindi, sì. Non ti pago, non ti pago il titolo. Non ti pago 7 euro. Non ti pago dietro. Ma paghi 7 euro. Ma paghi 7 euro. Non ti paga. E poi dammi i numeri pure. Scusa, allora mi sa che a fine serata regaliamo tre numeri che potete giocare all'otto. Che sorda vostra, però siamo gli spartiti. Io dico che per chiudere bene questa trasmissione, dopo Radio Belle FM, Quotidiano Gela.tv, adesso Telegela, dobbiamo chiudere come abbiamo iniziato, salutando il vero protagonista di questo salotto. Noi siamo in prestito soltanto un'altra settimana. Quello. Senti, stavolta te lo dico seriamente, siccome me l'ha ripetuto, io me l'ero dimenticato. Ma ci viene Franco Gallo? Sì, Franco Gallo. No, allora, Manin. Arrivederci. Buonasera, Manin. No, bacio. E niente, come andiamo a chiudere. Arrivederci. È finita così.